sentiate bene. Felicissimo di essere qua, felicissimi tutti noi, penso, di essere con chi è seduto accanto, nel senso che è una giornata che da appassionato di ferrovie da quando sono piccolo aspettavo da 36 anni, dalla data dell'interruzione della linea. E ho il piacere di presentare un primo incontro, secondo me, chiamiamolo così, sindaco, cioè la scintilla, l'embrione di un progetto che verrà affiancati istituzioni, fondazioni delle ferrovie dello Stato e il territorio. Stamattina abbiamo avuto la prova che il territorio ha risposto in maniera egregia a queste iniziative. Quando il territorio vuole qualcosa, l'opera si fa. Io seguo il mondo dei giornali, quindi della comunicazione, e so che è fondamentale il coinvolgimento del territorio. Quando dico territorio dico no, cioè l'unica maniera che si ha per fare un'opera spesso è quella che l'opera stessa venga spinta dai cittadini, venga spinta da coloro che vogliono usufruire e venga spinta da tutti, perché una ferrovia racchiude le esigenze di veramente tutti i cittadini. Stamattina la signora che ha scritto 7 anni fa il libro ha dato prova che una ferrovia può essere anche cuore, può essere anche un romanzo, può essere anche un sentimento, non è solo un mezzo di trasporto. Io credo che questa ferrovia, ma mi interrompo subito perché non voglio rubare nel tempo le idee a coloro che sono a fianco a me, possa essere una scintilla di futuro. Do la parola al sindaco con una figura che ci illustrerà meglio di me certamente cosa si andrà a creare. Buonasera a tutti, oggi è una giornata di grandissima gioia per questo territorio, per questa città e per tutta la Sicilia, perché è un momento straordinario in cui un sogno diventa realtà. Perché un sogno? Perché da 40 anni che se ne parla, da 40 anni che si promette, da 40 anni che si dice e finalmente oggi c'è la realizzazione di questo sogno. Di tante persone che da anni credono in questo progetto, di tante persone che si sono mobilitate, che hanno organizzato convegni, comitati, ma non ci sono state mai le istituzioni a fianco di queste persone. Oggi si è creata una sinergia straordinaria fra amministrazione comunale, Fondazione Ferrovie, Ferrovie Italiane, Ministero della Cultura, che hanno determinato la consapevolezza di un progetto culturale e turistico visionario per questo territorio. Perché nel momento in cui questa amministrazione viene eletta e che aveva parlato di questo progetto e che credeva in questo progetto, si interfaccia con gli organi delle ferrovie, delle fondazioni ferrovie. E non dimenticherò mai l'ingegnere Gargiulo, la prima volta che viene a Noto, dice: sindaco, a me fa piacere conoscerla, so che lei è stato appena eletto, ma noi non abbiamo più tempo da perdere, perché negli anni abbiamo perso solo tempo in questa zona, perché nessuno prima di lei ci ha creduto in questo progetto. Ci fa piacere, siamo convinti che lei è una persona che ha una visione, ma il tempo ormai è scaduto. La mia prima risposta è stata: ingegnere Gargiulo, ha aspettato tanto, continua ad attendere, noi fra un paio di mesi facciamo la storia di questo territorio. Ci siamo messi subito a lavorare e c'era una regia dietro, il direttore generale Luigi Cantamessa, che da subito... Questa regia ha dato un input importante ai suoi, ha detto: questo è il momento giusto, c'è un'amministrazione che ci crede, c'è un'amministrazione che vuole realizzare questo progetto, che sarà un'opera, la più importante opera infrastrutturale degli ultimi 50 anni di questo territorio, che darà uno sviluppo economico e sociale senza precedenti. Ci siamo messi subito a lavorare, abbiamo creato le condizioni politico-amministrative per rimuovere tutti gli ostacoli
che negli anni avevano determinato uno stop a questo progetto. E da dietro sempre c'era, e saluto anche il presidente di Ferrovie del Sud-Est, l'avvocato Venerando Monello, da dietro c'era sempre la Fondazione e il Ministero della Cultura, che ha iniziato a credere in questo progetto. Perché vedete, anche negli anni, e qui mostro un elaborato grafico del 98 del geometra magro che fu presentato al comune di Noto e mai preso in considerazione, che proprio parlava della rivalutazione storica, culturale e turistica della ferrovia Noto-Pachino. Da subito ci siamo messi a lavorare e abbiamo dimostrato che anche nel sud, lo ribadisco, nel meridione d'Italia si possono recuperare fondi del PNRR, e grazie alla sinergia fra amministrazione, fondazione, ferrovie italiane e Ministero della Cultura abbiamo recuperato 40 milioni di euro del PNRR dal Ministero della Cultura e abbiamo iniziato un progetto straordinario. Ma questo progetto non si poteva realizzare se non c'era questa sinergia, se non c'era un grande regista dietro tutti noi, che è il dottor Luigi Cantamessa, insieme a tutti i suoi uomini che da subito si sono messi a servizio di questo territorio. Questo territorio oggi ha una grande possibilità, la possibilità che non ha mai avuto negli ultimi 80 anni, quella di vedere un riscatto sociale, economico e turistico che determinerà anche la possibilità a tante famiglie, a tanti giovani di vivere nel suo territorio e di dimostrare anche che la Sicilia, il Val di Noto, non soltanto è famoso per il suo barocco, per essere la capitale del barocco europeo, per essere, e quest'anno ricorre il ventennale UNESCO, l'iscrizione di Noto e delle città tardo barocche nella lista UNESCO, ma è un esempio virtuoso dove si recuperano fondi europei, si spendono, non si sprecano e non ritornano indietro. E questo perché c'è una visione, c'è una voglia di fare che va nella direzione di realizzare un progetto serio che consente non soltanto il ripristino di una tratta turistica, di una ferrovia tra le 10 in Italia e l'unica monotematica, la tratta del vino, ma che consente anche un'altra cosa, una rinascita culturale, la rinascita di voler consentire ai giovani di questa città, ai figli di questa città, di volersi spendere per questo territorio, di dare la possibilità che non soltanto viene ripristinata la ferrovia, ma vengono ripristinati i caselli, vengono ripristinate le stazioni che diventeranno punto ristoro, punto in cui verranno valorizzati i prodotti d'eccellenza di questo territorio. Ecco, oggi si è creata questa grande sinergia, si è creata una grande possibilità. Ci avevano definito dei sognatori, che non saremmo mai riusciti a realizzarla perché non c'era riuscito nessuno negli ultimi 40 anni. Bene, oggi ai giovani che sono qui presenti e che ci ascolteranno e che sono stati presenti alla stazione stamattina di Noto, ribadisco un concetto: se credete in un progetto, non fatevi mai demoralizzare da chi vi dice siccome non ci sono riuscito io non ci puoi riuscire tu, o perché non ci sono riusciti gli altri non ci potete riuscire. Se si crede in un progetto bisogna lottare fino all'ultimo, bisogna credere in quel progetto, e oggi è la dimostrazione che i progetti si possono realizzare. Oggi Noto, insieme al Val di Noto, insieme alla Sicilia, dimostra di essere un territorio virtuoso e che guarda al futuro. Grazie. Ingegnere Cantamessa, il sindaco ha messo sul tavolo 1000 spunti, non sarà facile analizzarli tutti, però io direi di fare così, se siete d'accordo. Facciamo una presentazione, proprio i primi
le prime idee che volevo dire al nostro pubblico, e casomai che facciamo un altro giro con alcuni aspetti che man mano posso mettere in luce io stesso. Però diamo la parola all'ingegnere Cattaressa, che io definisco spesso l'uomo giusto al posto giusto. Grazie. Innanzitutto ringrazio il sindaco per le espressioni troppo generose, ma quello che oggi abbiamo fatto alla stazione di Noto contraddistingue prima di tutto una volontà di fare in maniera progressiva e concreta. Come vedete, la piccola corsa di prova di questa mattina non è stata una grandeur ostentata, è stata la prova di come la macchina Noto, dal giorno dell'ultima corsa, l'ultimo dell'anno del 1985, non sia mai uscita dal cuore dei siciliani di questa zona in particolare. Lo dimostrano gli anni successivi, quando Italia Nostra inizia a muoversi, il comitato per la macchina Noto, gli studi affinché questo ramo di ferrovia non dovesse diventare, eravamo nei primi anni 90, la discarica a cielo aperto che io stesso, bagnante in un'estate di pochi anni fa, ho potuto vedere. Erano 27 chilometri di disturbo per il comune di Noto e per il comune di Pachino, con l'accumulo di immondizia, una vegetazione incolta. Noi parliamo di stabilità dei pendii di questo paese, abbiamo visto il video dell'alluvione del 52, dopo che è aperta il 55, cioè tenere una ferrovia così è, tenendola ferma, un disvalore per il territorio. Quindi noi almeno su questo punto, che siamo fautori delle piste ciclabili, che siamo fautori della ferrovia turistica, che siamo fautori della ferrovia dell'olio e del vino, che siamo fautori della ferrovia merci, almeno tutti dovremmo, se vi è buon senso e ponderatezza, come diceva il regolamento Segnali, se vi è buon senso e ponderatezza, tenere un ramo così che era uno scandalo. Ha ragione lei, sindaco, non ha fatto niente di solito. Altrimenti oggi dovevamo camminare su un binario già ripulito. Permettetemi, ma è molto, diciamo, tante volte negli incontri si dà per scontato delle cose che scontate non sono. La pulizia di questo sedile e le opere provvedenti che consentiranno tra la fine del 2024, e abbiamo calcolato il primo trimestre del 2025, di rendere la linea ripercorribile. Ripercorribile a che cosa? Ora, siccome i convegni, come abbiamo visto stamattina, devono seguire delle azioni, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei fondi europei che sarebbero stati assegnati ad altre attività. Non li abbiamo lasciati marcire ed erano destinati alle ferrovie turistiche. Abbiamo deciso di riaprire i due rami secchi, così dalla politica dell'allora ministro Signorile, l'Alcantara Randazzo e la Pachino Noto, e oggi abbiamo attivato il lavoro con delle imprese, grazie prima di tutto all'unitarietà ritrovata del gruppo Ferrovie dello Stato su questo tema, da Rete Ferroviaria Italiana. Saluto l'ingegner Di Liberto, così posso dire appassionato nello svolgere i lavori, le ditte, le imprese che questa mattina ho appreso essere del territorio, cosa buona, perché meglio di loro lo ricameranno. E addirittura Trenitalia, lo vedremo l'anno prossimo, scusatemi il microfono, Trenitalia si strutturerà, lo do in anteprima, in nuove divisioni commerciali, di cui una dedicata al turismo, cioè l'intero gruppo Ferrovie dello Stato per la prima volta, non quattro nostalgici, come ha detto lei, o matti, o biondi venuti dal nord, come mi hanno definito in altre sedi, ma tutto il gruppo Ferrovie dello Stato crede che la Sicilia debba viaggiare su due binari nuovi, quello della velocizzazione delle arterie, ne parlerà il presidente Venerando Guerra, oggi delegato della holding Ferrovie dello Stato, ci racconterà, e il turismo, perché nessuno può pensare che un italiano di Noto attenda un treno a Roveto Bimisca
per arrivare all'autostazione. Io non lo farei, so che di voi, pochi forse, ma un turista, sì. Cosa facciamo quindi? Mi avvio a chiudere questa prima parte, ho capito che è un giro di tavolo. Prepariamo il tavolo al futuro, che era abbandono, era discarica. Nell'incipit immediato è turismo, ma con le infrastrutture che stiamo mettendo, domani può essere qualsiasi cosa. Può essere una relazione diretta a Pachino-Siracusa. Noi lo abbiamo fatto con l'infrastruttura e lo faremo. Domani dovremo sederci con la Regione affinché questi servizi siano finanziati, perché per un euro speso nel biglietto del treno almeno tre stanno sul territorio. Posso sottolineare anche un altro aspetto, che è quello della ricaduta economica sul territorio. Io più avanti vorrei tornare su questo aspetto qua, perché non è facile calcolarlo, ma è sicuro che ci sia. Quindi possiamo immaginare che sia 3, che sia 4, che sia 5, che sia 2, ma è certo che questa attività creerà lo sviluppo. Oggi sono stato a pranzo da una famiglia che ha un grande appezzamento di terreno qui vicino, e la sensazione del territorio evocato è che questo territorio valga di più, cioè siano i prezzi delle case in questo momento avranno un aumento, non, nessuno sa dire esattamente quanto, ma che ci sia un aumento del valore del territorio nel senso più ampio, questo è certo. Do la parola all'avvocato Veneranno Monello, che ci farà invece un affresco su un aspetto che sembra affiancato, ma che in realtà non lo è, perché penso che sia veramente da integrare con quello che ci ha detto l'ingegnere Cantamessa, che è quello dello sviluppo dell'altra comparto sempre connesso alle ferrovie. Grazie. Grazie. Ho accettato ovviamente con onore e piacere l'invito rivolto alla holding a rappresentare qui appunto il gruppo Ferrovie dello Stato. Nettino, figlio di queste terre, è veramente un grande piacere. E in un certo senso vuole essere anche un impegno che assume Ferrovie dello Stato, mandando qui un figlio delle colleghe di queste terre, mettendoci un po' anche la faccia. Grazie. Dicevo, diventa anche un po' il simbolo, la testimonianza dell'impegno che mette il gruppo dello Stato, delegando proprio un figlio di queste terre a raccontarvi anche un po' quelli che saranno gli investimenti per il prossimo decennio. Ricordo quindi i saluti intanto dell'amministratore delegato del gruppo dello Stato, dottor Luigi Ferraris, e ringrazio il padrone di casa, il sindaco di Noto, e ringrazio in particolare l'ingegnere Luigi Cantamessa per questo incontro. A loro diciamo va la responsabilità di questo applauso, il merito di questo incontro, che vi prego di riconoscere e omaggiare con un applauso. Oggi è accaduto un qualcosa di per me unico, perché mi sono lasciato questi luoghi dopo il liceo, e li ho lasciati con gli occhi di un ragazzo che cercava una propria via, lasciandosi alle spalle la rassegnazione, il buon principe di Salina ci ricordava in Cantopardo che il siciliano si salva quando va via dalla Sicilia prima dei 20 anni, perché poi si forma quella scossa che non lo potrà più salvare. Oggi ho insieme alle erbacce, noi abbiamo estirpato tutti insieme una cosa importante, la rassegnazione. Abbiamo per la prima volta da tanto tempo, siamo riusciti a sognare, siamo riusciti a pensare a qualcosa che nessuno scommetteva e si è scommesso, ed è una scommessa che si vince, si vincerà,
così come si vinceranno anche altre scommesse in Sicilia. La Sicilia avrà circa il 10% dei fondi del PNRR e del Next Generation EU destinati. Parliamo in totale di una somma che arriva quasi a 200 miliardi, 197 per l'esattezza, il 10%, cioè oltre 10 miliardi di euro, è destinato alla Sicilia, e è stato fatto questa destinazione sulla base prima di una visione industriale che ha visto una nuova composizione della governance di Ferrovie dello Stato, divisa in quattro grandi poli: infrastrutture, polo passeggeri, polo urbano e quello logistico. Io ho la fortuna di rappresentare una società che è Ferrovie del Sud-Est, che è una società leader nell'intermodalità, perché oltre alla gestione dei treni ha anche quella degli autobus, e in questo senso crea una vera e propria intermodalità, che dove non arrivano i treni arriva l'autobus. Ma non vi voglio parlare di Ferrovie del Sud-Est. Ci tengo invece a parlarvi di quali saranno gli investimenti che il gruppo Ferrovie farà in Sicilia. Ovviamente del noto Pallino non dirò nulla, lascio quanto al sindaco e all'ingegner Cantamessa che raccontarlo, che meglio di me possano certamente farlo. Oggi però, con la riapertura di questa linea, finalmente si sconfigge un pensiero oscuro, vi è il ritorno alla lungimiranza. Chi non capiva cos'era la linea del vino, che portava ovviamente un grande sviluppo a quest'area, oggi stenta ancora a capire, ma noi lo faremo capire, cos'è la via del turismo, la via del mare, perché ci riapproveremo dei nostri luoghi e li potremo mettere in condivisione con chi viene. In questo dovremo imparare anche a essere più recettivi, a migliorare i nostri servizi. Quindi insieme al sogno dobbiamo costruire l'infrastruttura, che non è solo un'infrastruttura di rete, ma è un'infrastruttura prima di tutto mentale, in questo senso. Va bene, vi racconto un po' e sarò brevissimo perché non vi voglio annoiare, per dare i numeri annoia, quindi andiamo un po' velocemente. Il primo che vi racconto è il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Catania Fontanarossa. Questo in effetti è stato già in buona parte attivato, una parte di navette spetterà ovviamente al collegamento con bus, spetterà all'aeroporto di Catania. Si è già pensato a come costruire bene l'infrastruttura, considerando anche l'interramento ai fini della costruzione della nuova pista dell'aeroporto. Parliamo di un finanziamento di circa 15 milioni già completamente finanziato. I benefici sono ovviamente notevoli e sarà completato entro il 2026. Abbiamo poi la linea Messina-Catania con il raddoppio di Giampieri e Fiume Freddo. Il costo è di 2 miliardi 201 milioni, interamente finanziato, e l'attivazione dovrà avvenire tra il 28 e il 29. Sono 42 chilometri e questa è una di quelle tratte in cui finalmente avremo un treno che riuscirà a raggiungere nelle nostre terre, nei nostri territori, la velocità di 160 km orari. Certo, sono, come dire, la metà, capisco che sono la metà rispetto a quelli del Francia Rossa, lo comprendo, considerato, diciamo, lo stato dei luoghi, le infrastrutture che abbiamo, è già un ottimo traguardo, è comunque un traguardo che ci fa sperare in ogni caso per il futuro. Grazie a questi collegamenti, tra l'altro ci sarà anche poi quella della Catania-Palermo, noi avremo la possibilità di poter percorrere proprio la tratta Catania-Palermo in circa 2 ore, cosa che adesso, diciamo, purtroppo non so come sapete tutti, non avviene. La linea Messina-Catania, quindi con il raddoppio, avrà anche come vantaggio quello di avere nuovi treni e la possibilità di mettere nuovi treni, quindi passeremo dalla possibilità di far viaggiare 4 treni a 10 treni, e questo è
un'ottima notizia, perché collegherà molto bene tutto, diciamo, la costiera passando per Giardini di Naxos, da Urbina, molto interessante. Avremo la prima velocizzazione della Catania-Siracusa, una prima fase, anche qua il costo di 93 milioni, il termine di realizzo sarà entro il 2024, una seconda velocizzazione con un costo di 44 miliardi, milioni, scusate, che completerà la velocizzazione con Catania. Io vado veloce per non annoiarmi, perché potrei raccontarvi lo stato e tutto un po' della rete, ma evito. La velocizzazione Siracusa-Ragusa-Gela, ovviamente io vi sto raccontando solamente la parte delle infrastrutture e della parte dei lavori che Ferrovie fa in questa zona, cioè nella nostra zona. Sto mettendo tutto quello che fa nell'Argentino, nel Trapanese, sto tornando a raccontarvi gli investimenti di questa zona. Un ulteriore collegamento sarà quello appunto con Catania-Palermo, la prima macrofase, la seconda macrofase, qua come vi ho detto sono 5 miliardi e 700 milioni per la prima fase e 408 per la seconda. Poi ci sarà appunto la seconda macrofase. Quasi tutti questi progetti sono stati integralmente finanziati. E questo, diciamo, un po' lo stato dell'arte. Ma da filo di questa tela io sento il dovere di parlarvi con estrema franchezza. Il PNRR e il Next Generation EU sono certamente un treno che noi come Italia non possiamo perdere. Però abbiamo tempi strettissimi e risorse limitate e stressate. Nel senso che entro il 30 giugno bisogna mettere a terra dei progetti che devono essere posti in essere dalle medesime strutture, ovvero penso per quanto riguarda Ferrovie a Rete Ferroviaria Italiana, a Italferre e ANAS. Non dimentichiamoci che ANAS da qualche anno è diventata 100% parte del gruppo Ferrovie e in questo senso aiuta molto appunto l'intermodalità. Abbiamo strutture stressate perché non vi è stato un aumento di personale, non vi è stato un incremento di competenze per fare questo e bisognerà farlo con quelli che sono, diciamo, i tempi e le modalità delle gare d'appalto. Ora noi rischiamo, proprio sulla base di questo mancato coraggio che vi è stato all'inizio, e cioè la mancata, a mio avviso, sospensione del codice appalti, e ve lo dico da avvocato amministrativista contro i miei interessi, perché nel momento in cui tu sospendi il codice appalti significa che non si possono fare ricorsi a quello che lei voglia che si faccia, cioè l'unione e la sinergia. E passiamo a un altro aspetto, quello magari più tecnico, più di coloro che magari lavorano un po' più nell'ombra, ma che poi sono la macchina organizzativa del sistema. Il gioco è sempre un gioco di squadra, se ci pensate, nessuno di noi può fare quello che fa se non avesse proprio l'altro accanto. L'ingegnere Catanese, se non avesse Pietro Fattori accanto, avrebbe ben più difficoltà nel fare quello che fa, credo. Per cui chiedo a Giovanni Mette, che si occupa dell'ufficio tecnico del comune di Noto, di darci una sua, chiamiamola, relazione, se vuole, ingegnere, in modo tale da capire come si è arrivati da un punto di vista, diciamo, procedurale a questa giornata. Grazie. Buonasera a tutti. Io mi presento, per quelli che non mi conoscono, sono il responsabile del settore 3 lavori pubblici e assetto e tutela del territorio del comune di Noto. Sono in pratica il braccio tecnico dell'amministrazione, del sindaco, di tutta la giunta, un'amministrazione che mi ha dato subito carta bianca per collaborare in modo fattivo soprattutto con l'FI, e qui colgo l'occasione per ringraziare l'ingegnere Di Liberto, perché c'è stato un proficuo e fitto cambio di... dopo i primi incontri, dove c'erano stati alcuni piccoli
siamo subito andati sulla stessa linea, sulla stessa onda, e quindi abbiamo, siamo avvenuti alla risoluzione di quei problemi che in una situazione così varia, problematica, si sono venuti a creare. Abbiamo acquisito da parte di RFI tutta la documentazione che io ho richiesto e su quella abbiamo lavorato approntando delle schede monografiche, verificando alcune criticità in alcuni siti della lunga tratta, perché non dimentichiamo che sono 21 km nel nostro territorio e poi i restanti nel territorio di Pachino. È nostra, è di almeno 50.000 abitanti, perché se facciamo il conto tra le due città abbiamo questa utenza, oltre a tutto il turismo che per noi è vitale e ci crea una situazione di nel periodo estivo abbiamo un boom di turisti che ci lusingono della loro presenza. E allora questa documentazione è stata dal mio ufficio verificata, le criticità riguardavano soprattutto dei varchi che si erano venuti negli anni, in questi 40 anni a realizzare da parte di cittadini che, vi posso dire, hanno collaborato dialogando con gli uffici per risolvere le problematiche che si erano venute a creare. Vorrei finire dando un mio piccolo giudizio sulla tratta. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo visto dal filmato che la rete ferroviaria è la strada del vino, però noi dobbiamo anche ricordare che partiamo dalla nostra splendida città barocca, attraversiamo la macchia mediterranea per proiettarci nella costa, nella nostra bellissima costa Lido di Noto, e poi attraversiamo l'area della Greca e Loro, la Villa del Tellaro, e poi arriviamo nella fiorente Marzameni, dopo aver attraversato l'oasi di Mendicari. E dopodiché abbiamo anche la grotta di Calafarina, nel territorio di Pachino, non so se il direttore conosce, dove oltre all'archeologia si parla anche di mitologia. Vi invito a cercare su internet qualcosa del genere su Calafarina, dove si parla del famoso tesoro di una principessa araba che, scappando, lasciò questo tesoro che poi non fu mai recuperato, e c'è questa mitologia in quel campo. E poi per arrivare alla Pachino, industriosa Pachino. Io avrei finito il mio intervento. Da questo piccolo approfondimento ho capito due cose. Ho capito che, vista la lunghezza dell'applauso all'ingegnere Di Liberti, io credo che nel 2024 sarà cittadino onorario di Noto, perché ho visto che l'applauso più lungo l'abbiamo dedicato a lui, e capisco il buon lavoro più grosso, per carità, ripeto, e tutti quanti collaboriamo, tutti quanti collaborati. Io ci metto solo la passione, perché sono appassionato di ferrovie da quando sono piccolo, per questo sono particolarmente felice. Certo, tante cose ho fatto nella vita, ma una giornata di queste qua per un appassionato è una giornata da ricordare. Però il nostro mondo non finisce qua dentro, perché leggo che c'è persino Vittorio Sgarbi che vuole dare un suo contributo, non essendo qui con noi, ma vuole esserci con un video, quindi prego di poter visionare il video al maxischermo. Grazie. Una riserva naturale, l'oasi faunistica di Pendicchiari, che è il territorio di Marzameni, una visione di un luogo incantato che dà il senso di quello che sarebbe dovuto essere il vero sviluppo verso il passato, non verso il futuro, della Sicilia, e che qui è stato salvaguardato. La ferrovia lo segue costeggiando la grotta di Calafarina, altro sito archeologico importante per i rinvenimenti di varie epoche e soprattutto per la testimonianza della prima età del bronzo. Pachino è poi il punto d'arrivo. Pachino è una città felice, una città di economia agricola importante, è la stazione più meridionale d'Italia, quindi un doppio valore simbolico. E per quello che riguarda le linee
trattamento ordinario. Dopo 37 anni di abbandono, nel 2022 la Fondazione Ferrovie dello Stato con il Comune di Noto, utilizzando i fondi del Noto PNRR, ha avviato i cantieri per far ripartire il percorso ferroviario attorno al Deparino. Sono i dati che voi conoscete, che ho voluto ripercorrere, per dire della vostra, della memoria di qualunque viaggiatore, ma anche della mia, che vengo dall'Italia del Nord, perché ho trovato una ragione di vita nell'area di Noto e un percorso verso l'infinito alla base di Redinger, arrivando a Balzameni e pensando alla delizia di pomodori di tacchino, che basterebbero fare qualunque viaggio anche a piedi, figuriamoci in treno. Quindi auguri al sindaco Figura, auguri agli amici, auguri a quelli che attendono come Filippini e gli altri che hanno molto lavorato con le attività culturali a Noto, un museo del Novecento. Quindi con la ferrovia si avrà anche questa ulteriore testimonianza della centralità di Noto, della nostra mente e della dimensione europea che la Sicilia rappresenta. Pensando alla parola museo che diceva Vittorio Sgarbi, mi racconto che quando sono andato a trovare mio figlio, ho fatto un'esperienza di studio in America per il quarto anno della scuola. E mi hanno portato a vedere un'opera storica del Minnesota ed era un orso di pietra del 1968. Io penso che per certi questa ferrovia è un museo, cioè un'opera inaugurata dal Ren 35. I marciapiedi su cui eravamo stamattina sono i marciapiedi che ha percorso il Ren, cioè non ce ne rendiamo conto, ma è un'opera d'arte la stessa ferrovia, quindi io penso che sia un museo di 27 km. Voglio ridare la parola all'ingegnere Cartavessa, chiedendogli una sua sensazione, lui che veramente forse conosce l'Italia meglio di tanti altri, perché il recupero delle ferrovie consente di scoprire luoghi non conosciuti. Io tanti luoghi li conosco solamente in fotografia o perché leggo i nomi, no? Per esempio la famosa ferrovia Siena-Ascià-Monte Antico. Io non sono mai stato a Monte Antico ad Ascià, però li conosco benissimo. Quindi vorrei chiedere a lui che tipo di cultura abbiamo noi. Siamo pronti a gestire un'opera di queste? La risposta sarebbe no. In realtà tutte le novità, soprattutto tutto quello che poi sembrava obsoleto e torna moderno, è l'intuizione di poche persone che riescono a vedere cose antiche in chiave futurista, postmoderna. Quindi l'Italia non era pronta al turismo ferroviario e in realtà non lo sono neanche gli enti locali, lo sono molto di più le persone, gli italiani. Io questo me ne rendo conto girando da Presidente di Ieri fino ad alcune linee sospese. È addirittura non corretto che si rivolgano alla Fondazione delle Ferrovie dello Stato, che è una fondazione culturale che fa turismo all'interno della holding, per chiedere il ritorno del treno. E questo è sicuramente un segnale positivo. Poi il turismo ferroviario in Italia ha una genesi molto recente, e va dato merito alle associazioni, qui non ce ne sono santi, perché c'eravamo noi fotografi, adoratori del treno, e ce lo diciamo, caro Ciancio, un po' fine anche a se stesso, no? Ma è bello così, il treno è bello, diceva Italo Milano, la ferrovia è una cosa meravigliosa. Un altro poeta inglese diceva: costruite una ferrovia nel deserto, e lì nascerà una città. Quindi unendo queste cose qui ci rendiamo conto che in Italia la cultura ferroviaria è relegata a pochi sognatori. Pian piano poi si innestano delle dinamiche nuove, perché è la verità che il mondo è cambiato. È la verità del Covid, della geopolitica. Oggi, anzi vi chiedo scusa, domando, chiedere a un turista 30 anni fa di salire su un'automotrice a gasolio, 668, e fare un pezzo di turismo, avrebbe risposto: ma guarda, già lo faccio durante i giorni feriali per andare al lavoro, la domenica preferisco l'auto o la motocicletta.
Oggi la domanda è diversa, vi chiedo scusa, la risposta è diversa, lo vediamo con i numeri. Noi abbiamo una linea ferroviaria, la Sulmona Carpilone, la Maiella d'Italia, la chiusero in maniera improvvida delle amministrazioni regionali, faceva, cari signori, 6.500 abbonamenti di studenti l'anno. L'abbiamo riaperta e quest'anno ci andiamo a fare 40.000 presenze. Poi le possiamo anche definire utili, le possiamo definire plastici per bamboccioni cresciuti. Io voglio dire, nella mia dinamica di dirigente delle ferrovie mi confronto con moltissime realtà, il mercato del pendolare, quello dell'alta velocità, con tanti, però ci sono delle dinamiche su cui i numeri non possono mentire. Da Sulmona a Carpinone, il groppone della spesa annua di mantenere una linea ferroviaria, caro Giorgio, che sta per circa 50 km sopra i 1000 metri, lo scaricavamo su un'utenza annuale di 6.500 persone che pagavano l'abbonamento. Era legittimo, certo che era legittimo, anzi, il problema è che la politica regionale, non l'ho decisa io, l'assetto organizzativo della Repubblica decide che i finanziamenti sul trasporto regionale competano alla regione. Ecco perché rispondo no, perché c'è ancora da maturare molto. Cioè, noi continuiamo a fare infrastrutture. L'avvocato Monello vi ha fatto una panoramica non indifferente, ma qui bisogna puntare sui servizi. Non ha più senso continuare a fare nuove infrastrutture se non le copriamo di archi vettoriali, cioè di servizi. È inutile quadruplicare linee ferroviarie se tu continui ad avere 4 treni al giorno. E ve ne dirò di più, esprimendo il parere di un ingegnere ferroviario quale posso dimostrare con le carte di essere. Elettrifichiamo tutto. Ma io vi posso garantire, cosa elettrifichiamo quando i tempi di percorrenza dei nostri treni regionali saranno più o meno gli stessi? Qui bisogna puntare, io credo, assieme alla grande prospettiva dell'opera, sui servizi. Servizi che sono servizi diretti. Vengo a qualche dato concreto. Che ne faremo della panchina? Che ne faremo della panchina? Mi rivolgo agli amici di Italia Nostra, Trenodoca, tutti gli altri che ci sono. Cosa faremo quando avremo puntato il respingente del nostro D345 a Pachino? Che succederà? Sarà una cattedrale nel deserto? È probabile. Ma come diceva il presidente di Ferrovie Sud-Est, oggi noi dobbiamo saper leggere la pagina del giornale non di domani, di una settimana, di un anno dopo, capire che il turismo si svilupperà in questa valle benedetta in una maniera non proporzionale alla fila di auto sindaco che ti intasa la città, ma sarà un livello culturale tale per cui, questo è quello che ho in testa, il Ministero del Turismo o il Ministero dei Trasporti concretamente aiuteranno con un contratto di servizio universale anche il traffico turistico, perché si renderanno conto che quello decongestiona, toglie traffico, e poi una volta che quel viaggiatore ha lasciato il predellino del treno a Marzavento, poi c'è l'ente locale che lo deve accompagnare, che deve creare marciapiedi, piste protette, ciclabili per portarlo al borgo, l'impico di bus. È questa l'Italia del futuro, è questa la multimodalità che il gruppo Ferrovie. Ecco perché è una cattedrale del deserto, la Pachino Noto ricostruita come questa mattina, abbiamo avviato i cantieri, non lo sappiamo, perché bisogna vedere, l'ha detto bene, cito ancora lui, ci dividiamo per schieramenti politici o tutti vogliamo ripristinare quello che i nostri venti ci hanno consegnato integro e non siamo riusciti nemmeno a conservare? E allora lì non sarà più una cattedrale del deserto. Io l'ho detto questa mattina all'inaugurazione della stazione, probabilmente non ci sarò più, farò un altro lavoro o non lo so, dipende dai tempi, ma se noi approcciamo così, fra 10 anni, se cambiano gli scenari,
Ma noi questa rete ferroviaria capillare che arriva nei 1000 comuni d'Italia, non solo i grandi corridoi europei e transeuropei, ma la ramificazione capillare non solo arteriosa, quella venosa e capillare del sistema ferroviario, la potrei dare alle generazioni future per farne ciò che riterranno. Il traffico merci, il traffico passeggeri, sì. Noi, tramite l'approccio al turismo, abbiamo scardinato una logica. Chiudo come ho iniziato, la logica della discarica e dell'abbandono grave lungo i 27 chilometri. Grazie. Ancora abbiamo un'altra del personale presente. Allora, finiamo e seguiamo il passaggio che abbiamo al video. Chiedo l'intervento dell'ingegnere Salvatore Cantarrasa, chiedendogli anche la possibilità di capire i passaggi, cioè le istituzioni, non le istituzioni, perdonatemi, ma tutti gli enti che sono stati coinvolti per realizzare finora i lavori, cioè quanti passaggi, quante persone hanno dovuto coinvolgere. Grazie. Grazie al moderatore. Buonasera a tutti, buonasera a tutte le persone al tavolo e grazie dell'opportunità che mi si dà per tenere alcuni concetti. Io mi presento con quelli che non mi conoscono, io faccio parte del gruppo di studio che sta redigendo il piano regolatore di Noto, è già un anno che stiamo apportando tutta una serie di modifiche richieste dall'amministrazione per una maggiore modernizzazione del piano, attualizzazione del piano. E ormai siamo alle fasi finali e sicuramente già il sindaco abbiamo concordato che a partire da gennaio ci sarà tutta una serie di incontri per condividere questo piano con tutta la cittadinanza, fase abbastanza importante della procedura del piano. Il sottoscritto è pure è stato incaricato per la redazione del piano della riserva di Vendicari. Abbiamo piano, l'incarico è solamente per la zona B. Noi abbiamo avuto un approccio anticipando la normativa che sarà la nuova normativa per la gestione delle aree protette, che prevede che i futuri piani siano piani di gestione sia della zona B che della zona A, quindi noi sarà un piano ampio. Parleremo sia della zona B che della zona della riserva. E poi da questa amministrazione appena insediata ho avuto la conferma e anzi un ulteriore allargamento di un incarico, che è quello di seguire, come il titolo del mio intervento dice, tutto quello che ha a che fare con la mobilità dolce all'interno del comune di Noto. Perché questo? Perché l'amministrazione, conscia dell'importanza che ha questo tipo di infrastrutture per uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Questa premessa, ma è giusto che vi portavo a conoscenza di questo. Certo che tutto quello che è stato detto finora mi costringerebbe a fare un intervento breve di due ore e mezza, ma non me lo fanno, no, il moderatore già mi guarda storto, dice non può essere. Quindi avevamo concordato, cercherò di stare negli 10 minuti con molta difficoltà, quello dico prima. E allora, se andiamo avanti, prima di tutto vi faccio vedere, questa non ve la leggo nemmeno, la mobilità dolce. Dice, ma che è questa mobilità dolce? Alcuni magari non. Beh, non è altro che l'insieme dei percorsi a piedi, delle ciclovie e delle linee e dei treni, cioè l'insieme di queste mobilità che sono alternative alla modalità classica, quella su auto, energivora, e sono modalità invece che più rispettose dell'ambiente e che certamente puntano maggiormente alla riqualificazione del territorio sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista storico, studi storici, borghi culturali. Quindi siamo nel solco, e non mi soffermo, non c'è il tempo, delle Green Way, dell'ecoturismo, quindi tutte queste infrastrutture vanno in questo senso, che le nuove forme di turismo
che danno nuove possibilità di lavoro. Quindi queste strutture tendono a diventare infrastrutture verdi, come si usa a dire. Andiamo avanti, questa la saltiamo, non ci soffermiamo. Ecco, questa è un'immagine di una delle tavole del nuovo piano regolatorio generale. Come vedete, insomma, è una tavola abbastanza complessa. A proposito, mi devo dare il puntatore, così, perché per grazie, così mi viene più facile. Eccoli. Allora, beh, questo è tutto il territorio retino, come vedete c'è tutta una serie di reti, di linee. Ecco, vi faccio vedere, anche se non si vede, per esempio questa qui in arancione sarebbe la tratta ferrata, questa invece sarebbe, ora poi ne parlerò più avanti, una ciclovia turistica, e questa è un'altra struttura di cui vi parlerò, che sarebbe la cosiddetta il Sentiero Italia. E poi abbiamo tutta una serie di sentieri per la fruizione delle aree verdi e una serie invece di vie che sono queste, siamo nella parte sud di Noto, che sono praticamente le cosiddette vie del vino. Quelle segnate in questo colore sono tutte le cantine storiche presenti, come vedete giustificano il fatto perché la ferrovia Noto-Pachino è appunto era nata con questa finalità. Questa carta, a parte di far vedere come già nel piano regolatore c'è una forte sensibilità a valorizzare tutte quelle che sono questo tipo di infrastrutture, ma a me serve solo, e poi approfondiremo in altri momenti. Vedete qui tutta questa zona nord, ecco, una battaglia personale, ma col sindaco che mi supporta alla grande, sarà quella di fare capire ai retini che sì, è vero, come no, certo, qui è l'economia forte in questo momento di Noto, poi quando parlerò della ferrovia naturalmente, ma guardate che qui è un'area che i netini devono scoprire, perché le emergenze naturalistiche e anche storiche, archeologiche presenti in queste aree sono veramente importantissime, e parlavo di ecoturismo, sicuramente è un'area che deve essere maggiormente valorizzata. Qui per esempio avete qua abbiamo Noto Antica, ma non c'è solo Noto Antica, abbiamo Sicla, eccetera, non ho il tempo di descriverlo. Però ecco, come vedete, quindi è nel piano regolatore, quindi quando ci incontreremo a gennaio, febbraio, per discutere del piano regolatore, avremo modo di approfondire queste tematiche. Andiamo avanti. E ora cominciamo, di cui ne è stato parlato, quindi è inutile che mi soffermo. Ecco, tutto. Allora, prima di tutto ci sono le persone, e sulle persone se ne è parlato. I meriti delle persone che hanno fatto sì che quello che è successo, siamo arrivati a quello di oggi. Devo dire però anche che tutto è stato favorito da questa legge, che naturalmente gli amici dell'RFI e di Fondazione conoscono molto bene, che è la legge 128 del 2017, quello che ha individuato le 12 ferrovie turistiche, tra cui, come vedete c'è la Noto-Pachino insieme ad altre tre ferrovie siciliane, quindi la Sicilia sono 18, ne prende 4, voglio dire, non è male. Ma perché dico che è importante? Perché per me, che ho fatto il piano regolatore, so che ogni volta che a Noto si affrontava la questione, la tratta ferroviaria deve ritornare a essere ferrovia oppure deve essere una ciclovia, succedeva, insomma, c'erano due gruppi, tutti quanti con motivazioni condivisibili, che cominciavano a discutere, ad entrare animosamente tra di loro in dibattito stretto. È un argomento quasi un po' difficile da trattare. Noi nel piano, per evitare imposizione agnostica, già avevamo previsto nel piano la possibilità di avere sia la ciclovia, e quindi la ciclovia che correva a fianco della ferrovia, e la ferrovia. Quindi abbiamo un pochettino, se volete, anticipato i tempi. Forte però sapevamo che dal 2017 il Ministero delle Infrastrutture aveva posto il vincolo che quell'area, quella linea doveva essere linea ferrovia, non si poteva più scegliere, e questa è stata una cosa che ci ha aiutato, ha sbloccato un po' di a recuperare i soldi.
e poi abbiamo recuperato i soldi, certamente col PNRR, quella è stata la CBG. Però, e questo lo ripeterò più volte, sindaco, ma lei lo sa, lo dico tanto per i nostri amici che ci stanno seguendo. Il gruppo che era contro la ferrovia, perché era contro la ferrovia? Non è che per principio no, la ferrovia no, anzi, insomma, più delle volte è un gruppo fatto anche di persone molto vicine alle problematiche ambientali. Avevano due principali dubbi. Primo, ma tutti questi soldi per riattivare la tratta ferroviaria dove li vogliamo? È impossibile, non ci arriveremo mai, ci vogliono, non ce la possiamo fare. Vabbè, è arrivata il PNR, è arrivata la fondazione, insomma, perché la fondazione ha giocato molto, perché ha una sensibilità, questo lo dobbiamo dire, no? Perché è presente, io non faccio passaggi o sfiorinate così. Devo dire che la fondazione ha avuto ora dico anche su alcuni aspetti importanti. Quindi questa cosa l'abbiamo risolta. Il primo punto, c'è il secondo punto però. Dice sì, va bene, ma chi la va a gestire una cosa di queste? Cioè, una volta che si realizza questa struttura, questo, chi la va a gestire? E questo punto ancora è lì. Quindi, cari amici e caro sindaco, io parlo col sindaco, noi le sa perché parliamo continuamente di queste cose, ma comunque facciamo così un po' di scena, no? Caro sindaco, e questo insieme a tutti i presenti, ce la dobbiamo discutere. Giustamente Fondazione fa la sua, realizzerà e la sta facendo benissimo, e anche come te, e poi dirò perché sta facendo benissimo, perché non è facile spendere i soldi. Qua c'è una fortuna, cioè abbiamo una fortuna su queste infrastrutture, che c'è la fondazione che ha dato un accelerato alla fondazione RFI, giustamente io praticamente sono, essendo il consulente, sono dall'amministrazione, RFI e fondazione, ho lavorato naturalmente con l'ingegnere Di Liberto, siamo subito entrati in sintonia e abbiamo risolto molti problemi. E quindi voglio dire, questo è un aspetto che secondo me, per un profilo vado là, allora. Vabbè, questa è la ferrovia, vabbè, è stato detto, niente, una cosa, tornami indietro, solamente una cosa voglio dire, lo dico ora, eccetera, un passaggio molto importante, questo devo ringraziare soprattutto Fondazione. Inizialmente, parlando con l'ingegnere Di Liberto, e noi dobbiamo recuperare la ferrovia, recuperiamo le stazioni, su Caselli non si sa, perché i caselli non è il nostro obiettivo, noi dobbiamo distribuire le stazioni, non i caselli. Devo dire grazie a Fondazione, grazie a Gargiulo anche che ha creduto, anche lo ringrazio, altro elemento come direttore principale in tutta questa vicenda, ha riconosciuto che possiamo recuperare una ferrovia turistica senza tenere conto.